Ciao a tutti, streghetti e streghette, benvenuti in questo nuovo video paranormale. È venuto infatti ancora una volta il momento di parlare di un argomento che può far correre un brivido lungo la schiena. Sì, lo so, oggi il background è un po' differente, ma diversi tra voi mi avevano detto che non apprezzavano tantissimo l'altro background, quindi fatemi sapere quale preferite. Questo o quello che c'era prima? Intanto beccatevi qualche video con questo sfondo, ma quello che importa alla fine non è quello che ho alle spalle, ma sono le storie che vi racconto. Quindi cominciamo. Ed oggi parliamo di video, di fantasmi, di uno di quei casi che in giro per il mondo sono molto conosciuti, proprio perché ci sono dei video che sono diventati anche virali qualche anno fa, che mostravano un'apparizione molto particolare. È molto frequente sentire storie di persone che raccontano di come le loro case siano infestate. Probabilmente conoscete anche voi qualcuno che potrebbe giurare e spergiurare di avere un fantasma in casa, magari persino di essere riuscito a fotografarlo. Ma diciamoci la verità, rispetto a quando un fantasma viene ripreso all'interno di una casa privata, se il filmato viene da un luogo pubblico, da un luogo molto controllato, beh, le cose sono un po' diverse. La storia comincia ad acquistare un po' di credibilità in più. Ma dove è ambientato il racconto di oggi? È ambientato in America, in particolare in North Carolina, in un tribunale di giustizia distrettuale. Quindi immaginate, insomma, non è esattamente un posto dove qualcuno possa o voglia andare a fare degli scherzi alla gente. È un luogo dove tutti quanti i lavoratori, arrivata una certa ora di sera, se ne vanno e rimangono soltanto le guardie di sicurezza. E ci sono telecamere che riprendono praticamente ogni stanza e che vengono monitorate da delle persone che fanno proprio questo lavoro. Sapendo tutto quello che vi ho detto, ancora una volta vi ripeto, è difficile pensare ad uno scherzo. È difficile pensare che qualcuno in un luogo del genere, in un luogo così controllato, in un luogo importante, abbia potuto o voluto mettere in atto una burla. Ma cominciamo dall'inizio e parliamo di quello che pensavano molte delle persone che lavoravano all'interno di questo tribunale. Ebbene, circolava la voce, girava la voce che il posto fosse infestato. Questo perché molte persone avevano provato strane sensazioni, avevano visto strane cose, ma soprattutto si erano trovate davanti a qualcosa di bizzarro, come magari oggetti spostati senza una spiegazione e tutto quel genere di repertorio che colleghiamo ai racconti di fantasmi. Soprattutto le guardie che lavoravano durante la notte, che controllavano il luogo di notte, provavano molto spesso sensazioni bizzarre e vedevano cose non perfettamente spiegabili. Ma il top lo hanno raggiunto quando un certo giorno, in un certo ufficio, è comparso sul monitor, perché ovviamente la stanza era controllata da una telecamera di sicurezza, qualcosa di molto strano. Improvvisamente le guardie che controllavano il posto si sono trovate davanti l'immagine di quella che sembra essere una donna in piedi all'interno di un ufficio. Stupefatti, gli addetti alla sicurezza sono corsi nell'ufficio per andare a controllare. Il problema è che quando sono arrivati lì dentro non hanno trovato nessuno. Dalle immagini che si vedevano dalla telecamera si vedeva ancora la figura di questa donna, ma quando loro sono passati lì dentro, sono passati letteralmente davanti a questa immagine, non hanno visto nessuno. La figura che si vede in quella stanza sembra essere la figura di una donna in piedi che sta magari prendendo appunti e che resta ferma, in questa strana posizione. Qualcuno ha pensato che possa trattarsi in realtà non di un fantasma, ma di un riflesso proveniente da qualche parte, da qualche vetro, da qualche luce, ma in realtà c'è poi chi ha tentato di andare a fare delle indagini proprio in questo senso. E pur cercando di spostarsi, di spostare delle luci, di filmare da diversi angoli, non è riuscito a capire come sarebbe possibile, la formazione di questa figura, perché all'interno dell'ufficio sembra non esserci niente che magari riflesso possa dare quell'impressione o chissà che. Quindi anche se qualcuno ha tentato di dare una spiegazione razionale, in realtà poi non si è riusciti davvero ad arrivare a un punto in cui si possa escludere il fenomeno paranormale.
E infatti le persone che lavorano in questo tribunale continuano ad essere convinte che ci sia un fantasma. Anche perché questa immagine è tornata anche altre volte, è tornata di giorno, è tornata di notte quando c'erano le guardie che riprendevano l'ufficio e nessuno è riuscito a trovare davvero una spiegazione. A questo punto viene in mente però tutto quello che hanno detto nel corso degli anni le persone che lavoravano in questo ufficio, cioè che avevano delle sensazioni particolari. E questo magari potrebbe essere spiegato proprio perché lì c'è un vero fantasma. Voi che cosa ne pensate? Vero, falso, riflesso, casualità? Fatemelo sapere, lasciatemi un commento qui sotto. Ma soprattutto, immaginate questo, se voi doveste mai tornare come fantasmi, tornereste nel vostro ufficio per restare con un block notes in mano per tutto il tempo, continuando a lavorare anche da morti? Per carità, io assolutamente non vorrei. E per oggi, per questo video paranormale, è tutto. Io mi fermo qui, vi lascio, ma come al solito vi ricordo quello che vi ricordo sempre. Guardatevi alle spalle, controllate di essere effettivamente soli e che non ci sia qualche figura semitrasparente in piedi alle vostre spalle con un block notes che prende appunti sul vostro comportamento. Mi raccomando. Appuntamento al prossimo video! Ciao!